Sai quali sono le regole per negoziare con efficacia? Di una di queste te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nella gestione delle controversie, la comunicazione efficace e la negoziazione. Da qualche anno sono anche il presidente della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori. Oggi ti voglio parlare di una regola che trovo molto efficace quando andiamo a negoziare e che ci permette anche di preparare al meglio la nostra negoziazione. Nella programmazione neurolinguistica e sul mio canale trovi anche degli spunti che hanno a che fare proprio con questo argomento molto interessante di per sé, ma che può essere davvero utile anche nella negoziazione. Dicevo, nella programmazione nella neurolinguistica si dice che la mappa non è il territorio. Che significa? Beh, quello che in pratica ci accade quando noi proviamo a vedere la strada, non so se ti è mai capitato di vedere la strada anche sul navigatore e poi ti accorgi che in realtà la conformazione è completamente diversa rispetto, comunque l'idea che ti fai vedendo un po' la mappa è totalmente diversa da quello che incontri proprio lungo la strada. Io una volta per seguire il navigatore stavo andando completamente contromano in autostrada, magari è successo anche a te, spero di no perché non è stata una sensazione piacevole. Detto questo però, la mappa non è il territorio, significa che noi rispetto a un territorio, ma rispetto a una situazione, usando questa metafora, ci facciamo un'idea, ci facciamo una nostra mappa. La nostra mappa chiaramente è importante in funzione di quelle che sono le nostre esperienze, i nostri valori, il nostro vissuto, perché no, anche quelli che possono essere eventuali stereotipi, pregiudizi su una situazione, ma non corrisponde alla realtà. Un proverbio cinese famoso dice: esiste la mia verità, esiste la tua verità, esiste la verità. Allora, se sostituiamo la parola verità, la parola opinione, diciamo che esiste la mia opinione, esiste la tua opinione, esiste magari un qualcosa di più ampio che tiene conto delle opinioni di tutte e due. Se alla parola opinione sostituiamo prospettiva, accade un po' la stessa cosa. Quindi, riprendendo il concetto di mappa e territorio, diciamo che noi della realtà vediamo quello che è una nostra rappresentazione. Quindi la cosa importante è che una delle domande che dobbiamo farci prima di affrontare un negoziato, ma anche durante il negoziato, perché questo può essere efficace sia quando prepariamo un negoziato sia quando stiamo poi gestendo direttamente la trattativa, da che punto di vista sto vedendo la questione? Questo è importante, questa domanda è importante sempre, perché devo sempre essere consapevole del fatto che io sto vedendo la questione, la situazione, perché no, il rapporto anche con l'altra persona, sempre dal mio punto di vista. E che è importante sempre allargare la prospettiva per inglobare, diciamo così, per incamerare anche la prospettiva dell'altra persona. Quindi, qual è il mio punto di vista? Qual è la mia prospettiva? E qual è la prospettiva dell'altra persona? E quale potrebbe essere la prospettiva di una terza persona che vede e sente noi parlare, vede e sente noi confrontarci. Ecco, queste due o anche tre prospettive permettono di avere una prospettiva più ampia che sicuramente è utile quando negoziamo. Quindi la prossima volta che affronti una negoziazione, sia che la stai preparando, sia che poi la gestisci in sede di trattativa, ricorda che la mappa non è il territorio e che la tua prospettiva potrebbe essere, anzi sicuramente non è quella che è la situazione nella realtà e quindi cerca di allargare il panorama informativo su questa situazione. Bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al mio canale, ti ricordo anche di attivare la campanella per non perderti alcun aggiornamento. Inoltre sul tema negoziazione corso base, negoziazione corso avanzato esistono dei miei corsi, tra l'altro trovi nella descrizione del video anche tutti i riferimenti. Infine, per interagire con me, per rimanere in contatto con me, ti ricordo la mia pagina professionale su Facebook, il mio profilo LinkedIn e anche il mio sito www.stefanocera.com. Grazie e al prossimo video sulla negoziazione.